tutta la giornata che ci penso. E sì, stavolta Garcia proprio tutto. Eh sì, ci sono arrivato pure io, forse con un po' di ritardo. Perché dico ritardo? Perché qualche mio amico tifoso del Napoli come me già mi aveva messo in guardia, no? Garcia, Cla, non lo vedo bene, così. Però io sono istintivo, sì, ma nello stesso tempo anche abbastanza paziente, no? E quindi volevo aspettare prima di dare dei giudizi. Però io penso che dopo, tra partite di campionato e quello che abbiamo visto di Champions, sinceramente io non sto capendo niente di quello che ha capito Garcia. In che senso? Cioè, la partita di ieri sera, quindi quella di Champions contro l'Union Berlino, ma cioè, Garcia ha capito che cosa doveva fare ieri sera? Secondo me no. Cioè, tu hai giocato contro una squadra che veniva da 12-13 sconfitte consecutive, non ricordo neanche quando, dove ieri sera dovevi vincere, punto e basta, per archiviare quello che è il discorso qualificazione per superare il turno di Champions. Non che sia cambiato chissà che cosa, anche grazie al Real Madrid che ha vinto 3-0 contro il Braga, ma è mai possibile che noi al Maradona non riusciamo ad avere una partita che sia bella dal primo all'ultimo minuto? Ora, perché io ce l'ho con Garcia? Avete visto il gol dell'1-1 da parte dell'Union Berlino? Subito mi è ritornato in mente, come a molti tifosi del Napoli, quello che è stato l'anno scorso la partita Napoli-Sassuolo. Lo stesso avevamo sbagliato un calcio d'angolo, ma lì c'erano 10 assatanati a recuperare la palla per evitare il gol da parte del Sassuolo. Ieri è successa la stessa cosa. Calcio d'angolo battuto per noi, stavamo sfiorando il 2-0, palla al portiere, lancio lungo, gol! Cioè, è impressionante, ragazzi molli, dopo che un primo tempo, dopo che il Napoli ha giocato anche bene, perché il Napoli non è che abbia giocato male, però si scioglie come neve al sole, è la prima difficoltà, questo Napoli si scioglie come neve al sole. Allora io mi domando e dico, ora che arriveranno le partite più dure, sì, abbiamo giocato contro la Fiorentina, contro la Lazio, che sono delle ottime squadre, ma non penso che siano all'altezza del Napoli, abbiamo perso. Ma ora che arriveranno la Inter, che arriverà la Juventus, ma noi come la mettiamo nome? Cioè, io non riesco a capire questo allenatore, ma anche i cambi. Ma secondo voi è normale fare i cambi in quel modo? Cioè, mettere Lindstrom all'85esimo o 88esimo, non ricordo. Mettere Raspadori, come si chiama? Simeone, lo stesso tardi, ormai Raspadori, a parte il fatto che ha giocato male ieri sera, e a questo ragazzo quando gioca bene va dato atto che sta giocando bene, forse era stanco per troppi impegni, ma ieri non c'era in campo. Hai fatto entrare Simeone e Lindstrom, ormai è tempo quasi scaduto. Cavolo, tu hai subito l'1-1 al 60esimo, è ancora più di 30 minuti, perché la partita andava vinta a tutti i costi e con tutti i mezzi. Invece niente, zero. Lui si è fermato lì a guardare, a scrivere, ma poi uno si sa che cazzo scrive un coppa a sto foglio. Scrivi! Ma che scrive? Addirittura il gol dell'1-0 del Napoli lui non l'ha visto perché stava scrivendo. Ma che scrive? Cioè, voglio capire, l'angolo, perché cavolo ci sta a scrivere? Ma non è l'unico che scrive, per carità, ci stanno pure là, ma viene 300.000 collaboratori. Cari, ci c'è un collaboratore, oh, guarda come sta cosa, scrive, pigliano pochi appunti e a sta due a scrivere, ma guarda sta cazzo di partiti, come questi non si muovono in campo come faccio. Hanno fatto come si devono muovere. No, ragazzi, ripeto, io sono stato sempre tranquillo, ho detto sempre diamoci tempo a Garcia, e magari non è stata neanche la partita più brutta del Napoli, perché lo ripeto, il Napoli non ha neanche giocato male. Però ieri ho visto che proprio quello che manca a questi ragazzi è quello che è il tocco dell'allenatore. Quale? Quello della mentalità. Perché il Napoli è forte, il Napoli ha degli ottimi giocatori. E tra questi ottimi giocatori ci sono due o tre che sono a livello mondiale. Perché un Kvaratskhelia, Osimhen e qualcun altro ancora tranquillamente potrebbero giocare nelle squadre più blasonate del mondo, tipo Real Madrid, Barcellona e quant'altro. Allora dobbiamo vivere sempre su per quanto riguarda quelle che sono le giocate dei singoli, oppure perché questi ragazzi hanno già inculcato dentro di loro un modo di gioco e ogni tanto, però appena arriva la prima difficoltà, neve al sole. E là che cosa vuol dire? Là vuol dire che l'allenatore questa, la mentalità, non ce la sa trasmettere. Garcia basta, io non sono tra quelli che dicono Garcia out, perché no.
Però ho la tua presunzione, perché io ora penso che il coraggio che tu hai avuto a inizio anno per scegliere Napoli ora si sta tramutando in presunzione. Garcia, basta essere presuntuoso. In punta di piedi, vai nello spogliatoio e parla con i giocatori. Non se ne può più. È impossibile che questo Napoli, siamo arrivati in una fase del campionato dove a livello atletico dovremmo essere al top, sembra che non ce la faccia. Non è una questione di gambe, è una questione di mentalità. È una questione solo ed esclusivamente di mentalità che tu, caro Garcia, per ora non riesci a trasmettere. Quindi ora lui viene e mi dice in conferenza stampa: dobbiamo risolvere il problema del Maradona. In 7 partite, se non mi sbaglio, ne ha vinte solo due pareggi e 3 sconfitte al Maradona, il nostro fortino, dove tutti dovrebbero tremare e venire a giocare. E allora ecco che io vado a ribadire di nuovo quello che sto pensando. Qui non è una questione più ormai di tattiche, di gioco, di movimenti. Qua è una questione di mentalità. È un allenatore, è quello che soprattutto fa, va sulla mente dei giocatori. Io non lo so, ragazzi, vi ripeto, sono stato sempre magnanimo nei confronti di Garcia, ho detto diamogli tempo, va a prendere una situazione non semplice, perché dopo che il Napoli ha vinto il campionato, soprattutto in quel modo, per come l'ha vinto il Napoli il campionato, prende una squadra che ha perso il suo condottiero, subito vengono a fare i paragoni, ma tu già Garcia quando ti presenti, perché poi uno quando poi perde la pazienza incomincia a pensare a tutto quello che hai detto, ma tu già appena ti presenti mi vieni a dire: io non ho mai visto il Napoli dell'anno scorso. Cioè, ma è normale, cioè, ma è normale. Pur se fosse vero, ma tienetelo per te. Non puoi dire determinate cose sapendo anche il tifoso napoletano com'è a livello empatico. No, se prende subito, non prende subito. Tu non ti puoi permettere di dire queste cose. Quindi, ragazzi, io veramente, lo ripeto, ho visto partite contro il Genova, il secondo tempo con la Lazio, la partita con la Fiorentina, dove ho visto veramente un brutto Napoli. Però era ancora con quella cosa, ma può darsi che la transizione tra un allenatore e un altro, aspettiamo, in grosso modo comunque stiamo lì, tra le prime quattro, eccetera, eccetera. Ma la partita di ieri sera in Napoli, lo ripeto per l'ennesima volta, che ha giocato anche abbastanza bene, mi ha lasciato scoraggiato. Non si può, non si può non vincere quella partita. Quella era una partita che andava vinta per mentalità. E tu non l'hai fatto, cara Garcia. Quindi ora che cosa dobbiamo fare? La domanda che mi pongo: ma pur se un Napoli avesse cacciato Garcia, ma chi viene? Chi viene? Cioè, io almeno per la mia conoscenza del calcio, che sicuramente sarà limitata, perché io parlo molto anche da tifoso e quindi di pancia. Quindi se qualcuno poi me lo sa dire nei commenti me lo può anche dire. Ma chi potrebbe mai prendere in Napoli in questo momento del campionato un nome? Conte già ha detto di no, e sinceramente no per Conte, perché Conte secondo me deve iniziare dall'inizio e se la deve costruire la squadra. Poi Napoli, per come è costruito, non va bene per Conte, perché il Napoli è nato per giocare bene. Conte invece ha un altro tipo di gioco, secondo me, secondo me. Poi può darsi che fosse Amarone, venisse Conte l'anno prossimo, iniziamo da zero, è tutto bello, tutto rosa e tutto fiori, però poco ci credo. Ma tolto Conte, chi mai può mai venire a Napoli? Il punto di domanda in questo momento. Quindi ce l'ha Madrid, allenatore, va bene, te ne mangi. Però Garcia, non essere presuntuoso, non devi essere presuntuoso. Questa è una squadra fatta da grandi giocatori, è una squadra fatta da bravi ragazzi e da alcuni che sono dei crack a livello mondiale. Metti la tua mano, ma in un modo, in punta di piedi, devi far capire che sono loro al primo posto e poi vieni tu. Il tuo ego per ora mettilo da parte, perché io in queste partite di campionato e queste di Champions, anche se non volevo ammetterlo, ho visto solo ed esclusivamente il tuo ego. Ora basta, io mi sono rotto il... Non dire parolacce, lo chiamo la polizia! Quindi mi raccomando, è inutile che mi vieni a dire tutte le partite sono difficili, già da domenica, sabato, domenica, non ricordo ora quando giochiamo, ricordo che alle 12:30, quindi domenica, contro l'Empoli, in casa. Ma perché tenemmo pure dubbi contro l'Empoli in casa, per tanto rispetto per l'Empoli? Tenemmo pure dubbi contro l'Empoli, né Garcia? Tu hai l'aria schiattata in corpo, ma non esiste proprio. Quindi, e pensiamo dopo Empoli, dopo la sosta delle nazionali, che inizieranno Inter, Juve, eccetera, eccetera, eccetera. Io figure e merda non ne voglio fare, proprio se devo perdere, che la maglia, la mentalità ci deve essere in campo. Così non mi va di giocare più. Caro Garcia, mi raccomando, lo so che questo video non arriverà mai a te, però con gli amici che mi seguono, mi raccomando, poi anche voi iscrivetevi al canale, ok?
Voglio vedere anche nei commenti se c'è qualcun altro che la pensa come me, oppure sono io che sto andando forse troppo oltre, mi sono fatto prendere la mano. Ma voi che volete, a me la partita ieri sera non se ne è scesa proprio. Comunque ragazzi, scusatemi per questo mio sfogo, vi invito sempre a seguire il canale, ve lo ripeto di nuovo, iscrivetevi, il mi piace, eccetera, 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 tutte quelle altre cose. E basta. E ricordate che io vi voglio sempre bene. Forza Napoli, sempre.